cercava con ardore di scoprire il senso della visione, Francesco. E mentre era in questa preoccupazione, ecco nelle sue mani e nei piedi comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva visto nel crocifisso. Con questi particolari, Bonaventura ci descrive il momento in cui Francesco riceve le stimmate sul Monte della Verna. Con queste testimonianze veniamo anche noi introdotti nel mistero che ha segnato, in modo singolare, va detto, che ha segnato in modo singolare l'esperienza di Francesco, un evento, un mistero, che si è compiuto 2 anni prima della morte e che noi volentieri ricordiamo e anche celebriamo. Nelle sere passate abbiamo visto che Francesco giunge alla Verna fortemente provato, provato dallo sconforto per l'andamento dell'ordine, ma ancor più dalla paura del fallimento. In questo tempo non è facile per lui percepire il Signore come guida sicura, guida di tutto ciò che in suo nome egli aveva operato. Non manca in Francesco un profondo legame a Cristo, al quale tutto attribuisce, al quale tutto restituisce, compresa la fraternità, che ha capito egli non è più in grado di condurre. Per superare questa profonda crisi, Francesco aumenta preghiera e penitenze, ma il suo animo rimane turbato. La sua mente è pervasa da molte domande. Fondamentalmente Francesco ha bisogno di una sorta di conferma da parte del Signore, una conferma che quell'amore totalizzante conosciuto in giovane età, che lo ha portato a imitare in tutto Cristo Gesù, quell'amore che ha annunciato ovunque chiamandolo amore non amato, che ha infiammato ogni suo passo, ogni sua scelta, ogni suo incontro, che quell'amore conserva tutta l'intensità con cui egli ha cercato di rispondervi. Francesco è alla Verna in solitudine. Sta con lui, ma a distanza, rispettando il bisogno di quiete e di preghiera, frate Leone, che per comunicare con Francesco e per chiedere consiglio si serve di piccoli scritti, di bigliettini. Francesco porta in sé la sensazione o il timore di essere come abbandonato dal Signore o perlomeno lontano da Lui, cioè non lo sente come vorrebbe. E invece, alla Verna, il Signore irrompe nella sua anima, nella sua solitudine, nella sua crisi, in modo impensabile, inaspettato, in modo unico. Francesco si lascia avvolgere dal silenzio, dalla natura, con quelle rocce che gli richiamavano Cristo, Cristo roccia, quelle rocce che gli richiamavano anche il Calvario. Si lascia avvolgere dalla preghiera, Francesco, una preghiera insistente. Celano descrive: ripieno di spirito di Dio, era pronto ad affrontare qualsiasi angustia di spirito, qualsiasi tormento nel corpo, affinché si compisse in lui totalmente la misericordiosa volontà del Padre. Ecco di cosa ha bisogno Francesco: capire questa volontà che è ancora presente, forte in lui. Espressioni come questa del Celano ci trasmettono l'animo di Francesco che in questo tempo di prova e, diciamo, di incomprensione piena della volontà di Dio, viveva un'esperienza simile a quella di Gesù nel Getsemani, prima della passione e della morte. Eccolo dunque Francesco che in questa dolorosa attesa di capire prende
il libro dei Vangeli, lo porta sull'altare lì costruito, si prostra in preghiera, implorando che il Dio buono, il Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, si degnasse manifestargli la sua volontà. Apre i Vangeli con riverenza e timore e per tre volte gli appare il passo che narra la passione del Signore. E Francesco comprende che è per quella via che il Signore intende rispondergli e manifestargli la sua volontà. Francesco sentì di nuovo l'incendio indomabile dell'amore per il buon Gesù. Questo incendio stava divampando in lui con fiamme di carità così forte che lo portava come fuori di sé e sentiva forte il desiderio di trasformarsi in colui che per eccesso di amore volle essere crocifisso. Fu così che, come abbiamo sentito nella lettura, gli appare uno in forma di serafino con le mani e i piedi confitti in croce. Dice il Celano che in Francesco l'ammirazione era infinita, ma non riusciva ancora a capirne il significato. Era invaso da viva gioia e sovrabbondante letizia per lo sguardo bellissimo e dolce con il quale il serafino lo guardava, di una bellezza inimmaginabile, ma era contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce. Fissava Francesco, pieno di stupore, quella visione. Finalmente comprese, per divina rivelazione, lo scopo per cui il Signore aveva mostrato il suo sguardo, al suo sguardo quella visione, cioè quello di fargli conoscere che lui, l'amico di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visibile del crocifisso, di Cristo crocifisso. Finalmente allora il Signore ha risposto. Finalmente il Signore ha risposto a ogni dubbio, a ogni esitazione, a ogni paura che Francesco portava nell'animo e che stava destabilizzando anche la sua relazione con il sommamente amato. Pure la Verna per Francesco è una prova di ricerca tormentosa, una prova di desiderio, una prova di sofferenza, di amore infinito ma che non sa come esprimersi, una prova che trova ogni risposta e ogni soluzione nella presenza di Cristo stesso, Cristo con i segni della passione. Alla luce di questa rivelazione, Francesco rivede e comprende la sua situazione attuale e comprende anche tutta la sua vita, la sua missione. In questo senso, il sigillo di Cristo, impresso nel suo corpo, è continuità e conseguenza del vissuto di Francesco. Egli, infatti, con i segni della passione, penetra ancor più profondamente i misteri dell'amore non amato. Ne sperimenta la misericordia, la bontà, la dolcezza. Ci racconta i tratti più intimi con cui il Signore si è fatto conoscere a lui personalmente. Tu sei mansuetudine, tu sei bellezza, tu sei sicurezza. Così si esprime Francesco nelle lodi di Dio Altissimo composte proprio qui, proprio alla Verna. Tu sei, tu sei, tu sei, esprime Francesco, che esce da se stesso per far posto all'altro, e questo altro non è più il lebbroso che aveva incontrato, non è più il mendicante, il brigante, il peccatore, non è più il lupo, il frate, i frati. Ormai l'altro è diventato Cristo e solo Lui.
meno l'uomo farà ritorno su se stesso, sui suoi turbamenti, più il suo sguardo e la sua lode saranno disinteressati e puri. Tu sei santo, tu sei forte, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei il bene, il sommo bene, tu sei... Francesco sta contemplando, riesce solo a balbettare qualcosa. In questa preghiera, in questo modo di rivolgersi al Signore, nessuna domanda, nessun ringraziamento, insomma nessun ritorno su di sé, ma un puro sguardo di stupore, uno zampillare spontaneo e un susseguirsi di parole semplici, ma che sgorgano da una lunga esperienza, sofferta, sì, spesso sofferta, ma quanto mai gioiosa. Francesco in questa esperienza dimentica se stesso, le sue paure, i suoi dubbi, esce da se stesso per stare nell'altro, l'altro che ora può occupare tutta la sua persona, mente, cuore, corpo. Francesco dimentica se stesso, esce da se stesso ed è lì per Cristo, è l'estasi per amore. Le stimmate in Francesco sono dunque continuità del suo processo spirituale di vero amante e imitatore di Cristo, ma sono anche una originale novità nella sua ascesi. Le stimmate ci mettono in stretto contatto con il suo corpo. Infatti i segni della passione si imprimono nella carne viva di Francesco e il sigillo del Dio vivente segna quel corpo già tormentato recandogli sofferenza, una sofferenza però che è amore, un amore sofferto, appunto un amore a caro prezzo. Francesco, dopo essersi lasciato lavorare interiormente dall'artefice di ogni perfezione, sulla Verna desidera il dono di provare ciò che Cristo Gesù ha provato, ciò che Gesù ha provato mentre per amore dava la sua vita per l'umanità. Non chiede un racconto, Francesco, non chiede spiegazioni, non chiede nemmeno di capire, ma chiede di provare. Francesco vuole provare. E la risposta che riceve dal Signore è un'esperienza unica. Francesco prova, sente, vive ciò che Cristo ha provato. Non gli basta l'animo e le emozioni, non gli basta più il cuore, il sentimento, non gli basta neppure la mente e l'intelletto, vuole anche il corpo, vuole tutto, anche il corpo, affinché nulla sia risparmiato dal consegnarsi a colui che tutto si è dato a noi. Tutto di Francesco, spirito e carne, animo e corpo, anche il suo fisico, viene avvolto dal mistero ineffabile dell'amore di Cristo. L'amore provato nella sua passione e morte per l'umanità. Davanti al lebbroso Francesco aveva conosciuto il Cristo a partire dal suo vedere, da uno sguardo suo rinnovato. Ciò che prima alla sola vista gli dava ripugnanza poi si trasforma in dolcezza. A San Damiano Francesco conosce personalmente Cristo ascoltando. Nell'udire le parole del crocifisso, va, ripara la mia casa. Alla Verna, Francesco chiede di conoscere Cristo in un modo nuovo, non più vedendo, non più toccando, ascoltando, bensì provando. Vorrei provare ciò che tu, Signore, hai provato. Le stimmate dunque sono la conoscenza intima e profonda che immedesima a Cristo per conoscere in modo unico, insuperabile,
provando ciò che Cristo ha provato. Per questa conoscenza ci vuole anche il corpo. Molto, tantissimo conosciamo di Francesco attraverso i suoi scritti, attraverso le biografie e anche attraverso una quantità smisurata di produzione letteraria, artistica. Ma ciò che conosciamo di Francesco attraverso l'esperienza delle stimmate, nessun scritto o artista o poeta lo potrà trasmettere. Solo un approccio alla intima relazione di Francesco con il suo Signore ci consente di balbettare qualcosa, come stiamo facendo questa sera. Forte come la morte è l'amore, ci è detto nella scrittura il cantico. Nel mistero delle stimmate Cristo trasmette la forza irresistibile del suo amore e lo fa attraverso i segni della morte, i segni della passione. Queste ferite, segni di morte, per la potente forza dell'amore diventano segni invincibili di vita. E Francesco ha il privilegio di prendere parte di un mistero tanto grande e sublime. Vediamo allora, attraverso le sue stimmate, che in Francesco l'infinitamente piccolo si attua il desiderio di Dio Padre, il desiderio del nostro Dio che ha rivelato le cose grandi ai piccoli e le ha fatte conoscere ai semplici. Nell'ora della prova, se preghi e ti consegni, come ha fatto Francesco, Dio ti fa uscire da te stesso per stare nell'altro, nel Signore. Nell'ora della prova, l'offerta al Signore converte la tua angustia, le tue sofferenze in desiderio di amore. Nell'ora della prova anche i segni della passione si imprimono in te come un sigillo dell'amore vero. Nell'ora della prova il Signore purifica il tuo sguardo e il tuo cuore per capire e accogliere la sua volontà. Nell'ora della prova abbiamo bisogno di te, frate Francesco, quali icona di Cristo Gesù crocifisso. Abbiamo bisogno di te poiché, come te, sentiamo anche noi il bisogno di amare e come te, Francesco, vorremmo seguire Cristo.